Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze e gli aiuto a risolvere i loro problemi sentimentali. Se vuoi sapere cosa posso fare per te, qua sotto in iscrizione al sito www.rinascere.net trovi vari pacchetti di consulenze che ho riservato, scegli quello che fa per te. Strategie che adotta una donna quando il ragazzo che le piace non si fa avanti. Questa è una cosa molto sottile perché le ragazze non tendono a farsi avanti perché? Perché sanno che è il maschio a farlo e perché loro sono molto discrete nell'esporsi per i motivi che vi ho già detto. Non voglio riaprire il vaso di Pandora, ve l'ho già spiegato, riguardatevi i vecchi video. Insomma, cosa tendono a fare? A esporsi appunto il meno possibile, quindi a darti quel giusto segnale di interesse per farti partire. Ma talvolta capita che anche loro, se particolarmente interessate a un ragazzo perché ha fatto una bella impressione o comunque piace molto, decidono di dare un aiutino, quindi forzare un segnale di interesse. Per esempio, se guardano intensamente un ragazzo e questo non vuole alzarsi dalla sedia e andare a parlare con loro, cosa fanno? Cercano di mantenere lo sguardo fisso, accennare un tipo di sorriso o comunque, non so, muoversi, come per dire: ti vuoi muovere? Vuoi venire qui a parlarmi? So che molti potrebbero dire: ma perché non si alzano loro, non fanno loro la mossa? Perché socialmente è più difficile. È mal visto quando una ragazza va a provarci attivamente con un ragazzo. Non chiedetelo a me perché, perché è così. So che sarebbe un mondo perfetto, un mondo nel quale anche le ragazze ci provano, e penso che fuori dall'Italia esista perché mi hanno raccontato cose fantastiche e io avrei pregato in passato affinché una donna interessata a me si alzasse e venisse da me a parlarmi. Però non funziona così, nonostante me ne sia perse decine, sicuramente, perché anche le ragazze sono attratte dai ragazzi prima ancora che questi facciano qualcosa, eh? Ci sta, siamo fatti di carne, siamo fatti di desiderio e di sesso anche nella testa, tutti, maschi e femmine. Però loro non lo fanno, non partono e vengono a conquistarti, a meno che non siano totalmente cotte. E cosa fanno invece? Te lo fanno capire. Quindi mettono in atto tutta quella serie di strategie per accentuare certi comportamenti che magari non ti sono ancora arrivati, come appunto i segnali di interesse. Altra cosa da attenzionare sono quelle cose che ti sembrano troppo telegrafate. Mi spiego peggio. Quando una ragazza che stai magari sentendo ha voglia di venire a letto con te, magari non ti dice ho voglia di venire a letto con te, ma ti dice ci vediamo domani sera, magari vieni da me a guardarti un film. Questo, se hai un minimo di discernimento, è un invito a nozze, perché non a sposarti ovviamente, ma andare da lei, perché magari è da sola e sicuramente un film con te che hai appena iniziato a frequentarla non vuole vederlo, magari sì, però poi dopo vuole anche qualcos'altro. Insomma, non ti dice banalmente voglio fare sesso, ti voglio il tuo corpo, perché è una cosa troppo brutale e socialmente poco accettata, anche se non c'è nessuno che l'ascolta. È una cosa che a loro non viene naturale fare, perché sono molto più strateghe, molto più fini, molto più eleganti, quindi piuttosto preferiscono rendere semplice un qualche cosa oppure favorirti affinché tu lo capisca. Te ne dico un'altra. Se vogliono un qualche cosa e vogliono farla con te lo fanno capire senza dirti voglio fare quello, ma sai, ho pensato a questa cosa, mi piacerebbe farla magari con qualche amica, ma sono tutte occupate. Lei non ha detto il tuo nome, non ha detto te, non ha detto che vuole farlo, però ha detto che le piacerebbe fare questa cosa, dice che le sue amiche sono occupate e ti lascia lì. Magari aggiunge, quindi colora questa cosa con uno sguardo, magari un sorrisino, una strizzatina d'occhio verso di te. Questo è un chiaro segnale di voglio fare questa cosa, la voglio fare con te. Insomma, ce ne sono diverse. Vedile un po' come delle facilitazioni a qualcosa che puoi fare te. In sostanza, quando devi fare un qualche cosa e lei in tutti i modi ti facilita, come se ti desse la pappa pronta, no? Come si dice, vuol dire che ti sta aiutando, vuol dire che è interessata e vuol dire che vuole che sia tu a fare questa cosa. Lei però non ha voglia di farla, però ti dà tutti gli strumenti per capire di farla. Accentua dei comportamenti e è quasi come se ti guardassi per dire: ti dai una mossa? Cioè, dai, cosa devo dirti di più? Ovvio che non farà l'azione, perché lei appunto arriva fino a un certo punto, però farà di tutto per farti capire che devi farla tu quell'azione. Me ne è venuto in mente uno al flash. Nel caso fossi in un locale e vedessi una ragazza seduta da sola che beve o che sta facendo qualche cosa con aria triste, aria annoiata, e vedi che si guarda intorno e senti che è come se cercasse qualcuno con lo sguardo, vuol dire che sta cercando attenzione, sta cercando qualcuno con cui chiacchierare. Questo è molto positivo perché ti permette appunto di avere la scusa per andare lì e avrei anche un opener fantastico, ma non lo dico adesso.
Nel caso invece si focalizzasse esattamente su di te, quindi continuasse ogni tanto a tornare a guardare fisso te mentre fa vedere che è annoiata, quello è un cavolo, ti sbrighi e mi vieni a parlare perché mi sto annoiando e voglio conoscerti e tu mi sembri una persona giusta. Ecco, fai molta attenzione a queste cose, perché spesso noi non ce ne accorgiamo e perdiamo una marea di opportunità. Questo è quanto. Come sempre vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate il mio sito internet www.rinascere.net, dove trovate i vari pacchetti di consulenza che ho riservato per voi. Scegliete quello che fa il caso vostro, preferite, volete fare con me. Ci vediamo in un prossimo video.